una bella iniziativa in collaborazione con i vecchi pompieri 1912 Onlus in aiuto al distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Rivarolo Canavese. Sì, appunto è una bella iniziativa che abbiamo deciso di promuovere, questo per portare a termine questo impegno e questa scalata per riuscire comunque a recuperare il giusto saldo per poter appunto far fronte all'acquisto del nuovo mezzo per la caserma dei Carabinieri di Parolo. Vengono confezionati dei cestini natalizi di diverso tipo? Sì, praticamente qua a Garda abbiamo deciso di creare questa iniziativa con dei cestini natalizi che riprendono delle regioni italiane, praticamente sono 5. Queste regioni praticamente abbiamo scelto da queste regioni o una tipologia di vini o una tipologia di gin in abbinata alle proprie toniche o comunque dei bicchieri. Noi andiamo a realizzare questo cestino che può essere di due tipologie, appunto parte vini e parte gin, e semplicemente abbiamo scelto di creare questa collaborazione con i Vigili del Fuoco per poter appunto riuscire a prendere del ricavato ed evolverlo poi in beneficenza alla caserma. Quindi parte del ricavato, una buona parte del ricavato della vendita di questi cestini verrà devoluto per i Vigili del Fuoco. Dove si possono acquistare questi cestini? Allora, i cestini si possono acquistare presso il Garden Lounge Bar di Rivarolo. Noi siamo in corso Torino, all'interno 68, vicino alla Vodafone, siamo un po' nascosti ma ci siamo anche noi. Abbiamo deciso di venderli in loco per appunto la possibilità di decidere i prodotti di ogni regione da inserire dentro il cestino, e anche perché poi verrà consegnata una lettera che fa parte dell'ufficio della caserma dei Vigili del Fuoco di Rivarolo, che comunque spiega tutto la mission possibile per poter appunto acquistare questo nuovo automezzo. Obiettivo dei vecchi pompieri 1912 Onlus, quello di aiutare il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Rivarolo ad acquistare finalmente un nuovo mezzo. Obiettivo che sembra distante ancora. Sì, diciamo che è molto distante, perché dalla conferenza stampa che abbiamo fatto inizio anno è passato un anno e abbiamo raccolto circa 20.000 euro. Dal progetto iniziale siamo riusciti a ridurre quasi del 50% la spesa per il nuovo mezzo grazie alla Volvo Europe, che ci ha fatto un ottimo prezzo per comprare lo chassis e poi riuscire a recuperare il vano pompa e tutto del nostro mezzo, che è stato rifatto da poco, e montarlo sullo chassis nuovo. Quindi si è arrivato adesso ad un costo di... Ma relativamente abbiamo calcolato che con 150.000 euro riusciamo a fare il mezzo nuovo, quindi siamo scesi da 280 a 150.000. Di più noi non possiamo fare, perché le amicizie, abbiamo chiesto, non chiesto, di più non possiamo fare. Adesso chiediamo l'aiuto dei comuni, delle aziende, è brutto dire anche della gente, perché non possiamo fare altrimenti. Il comune di Busano ci ha confermato che stanzierà 6.000 euro per l'acquisto del mezzo, e quindi speriamo che gli altri comuni seguano il comune di Busano e ci diano una mano per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo. Ringraziamo tutto lo staff del Bar Garden per questa ottima iniziativa, per riuscire a poter raccogliere dei fondi per l'acquisto del mezzo.